Ciao amici, oggi vi voglio raccontare una delle tante storie della mia vita, una che pochi conoscono. Molti anni fa, negli anni 80-90, ho vissuto molto tempo in India al cospetto di guru e maestri spirituali e ho studiato molto a fondo Ayurveda e massaggio ayurvedico, ma molto seriamente anche presso delle università indiane. Questa è una mia foto del periodo, avevo 20 e poco più anni. Ricordo un giorno in particolare ero con il maestro Raghudev, un anziano professore considerato anche lui un guru, anzi era un po' veggente, e mi ricorderò sempre le parole che ha detto. Davvero? Ma che storia affascinante, cosa ti ha detto? Mi ha detto: Simona, questi massaggi che stai imparando non sono semplici massaggi, ma strategie di riequilibrio per il corpo e la mente. E verrà un giorno in cui in Occidente avrete tanto bisogno di queste tecniche, soprattutto contro lo stress, la paura e la bassa energia vitale. Non ho mai dimenticato le sue parole e anche se non capivo bene cosa volesse dire, mi sono impegnata, ho approfondito e ho creato un sistema di rigenerazione proprio adatto alle esigenze di noi occidentali. E questo sistema esclusivo si chiama Ayurvedic Touch. Sono 26 anni che insegno queste tecniche nella mia scuola, la SIMA, e ho ripensato spesso a quel periodo con il maestro Raghudev, ma il momento di cui lui parlava mi sembrava sempre lontano, e invece adesso ci siamo. Siccome in questi giorni moltissimi mi scrivete chiedendomi consigli su cosa fare per stare bene, stavo pensando e ripensando su cosa fare di concreto, al di là delle parole, per affrontare i problemi principali di questa quarantena forzata, che sono un po' gli stessi di cui soffriamo tutti. Ah, io ho il problema che il parrucchiere è chiuso e mi si vedono tutti i capelli bianchi. Ansia, non sappiamo quando torneremo alla normalità e cosa troveremo là fuori. Paura, basta un colpo di tosse e un accenno di raffreddore e pensiamo subito di essere stati contagiati. Stress, il blocco lavorativo genera incertezza e lo stress aumenta di livello. Disperazione, ogni giorno il numero delle vittime aumenta e il dolore per la tragedia è molto forte. Difficoltà, è sempre più complicato andare a fare la spesa e anche reperire il necessario per la nostra vita. Vita sedentaria, non possiamo andare in palestra, nemmeno fare la passeggiata quotidiana e il fisico ne risente. Circolazione, stare seduti a casa senza uscire a camminare rallenta la circolazione e la rende più difettosa. Tono muscolare, la vita sedentaria riduce l'attività di tutti i muscoli e la tonicità dei tessuti. Fame compensativa, è chiaro che stando sempre a casa sale la noia e il cibo diventa un riempitivo con tutte le brutte conseguenze. Aumento di peso, sta già succedendo a molti, infatti fare la spola tra il divano e il frigo e la dispensa fa solo ingrassare e non va bene. Depressione, stare chiusi a casa in una situazione di emergenza non facilita certo il buon umore. Pigrizia, la mancanza di attività e di movimento riduce inevitabilmente la voglia di fare e si diventa sempre più pigri e svogliati. Demotivazione. Infine, senza vedere uno sbocco positivo a questa situazione, è facile farsi prendere dal pessimismo. Mi sa che siamo tutti sulla stessa barca e stiamo affondando. Certo, soffriamo tutti di stress traumatico da isolamento, ma qualche giorno fa, durante il dormiveglia, al mattino presto, quando mi sento più connessa con me stessa, mi è tornato in mente il discorso del maestro, come un flash, e le sue parole erano davvero profetiche. Solo una persona anziana in India, che aveva già visto tragedie come quella che noi stiamo vivendo adesso, poteva darmi un consiglio così prezioso. Sono certa che le tecniche ayurvediche che ho imparato ed elaborato in India possono essere una soluzione importante oggi contro lo stress, la tensione emotiva, la paura e la vita ferma che stiamo subendo. Sono tecniche uniche, esclusive, e se le ho viste funzionare in tutti questi anni in cui la vita era normale e le persone anche un po' distratte, adesso a maggior ragione pensate cosa possono fare. Ma se non posso uscire di casa, chi me le fa le tue belle tecniche ayurvediche? Il robotino aspirapolvere? La domanda è giusta, ma la risposta vi sorprenderà, anzi, adesso vi stupisco. E questo è il momento di mettere un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video.
Esiste una tecnica rigenerante che possiamo fare da soli, anche senza andare da nessuna parte, comodamente a casa, senza incontrare nessuno specialista e con gli stessi benefici di quando riceviamo un trattamento eseguito da un esperto, senza doverlo pagare ogni volta. Possiamo farla quando vogliamo, ogni volta che vogliamo, in totale autonomia. Non è una magia a distanza, ma una tecnica esclusiva, unica, che ho elaborato insieme al maestro Raghudev, adattandola alle nostre esigenze, proprio come mi aveva indicato lui. Si chiama automassaggio ayurvedico con il metodo Ayurvedic Touch e ha enormi benefici. Un massaggio che mi faccio da sola, mi piace. Sono sempre più convinta che il mio guru avesse previsto che avremmo avuto bisogno di farci una tecnica rigenerante tramite l'automassaggio. Secondo me è proprio così. Domani vi racconto qualcosa di più di questa storia. Nel frattempo potete leggere subito tutte le informazioni su questa tecnica rigenerante da fare a casa nelle info. Ho creato un video corso con cui tutti possono imparare e lo rendo disponibile al minimo costo possibile perché sia accessibile a quante più persone in questo periodo di necessità. Il link è in descrizione, andate subito a vedere e condividete questo video con tutti gli amici che pensate possano beneficiare da questa tecnica. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!